Qual è il miglior luogo per prendere il volo in vista del finale di stagione del Bari? Ma sicuramente venire qui è una bella emozione perché vai a vedere comunque una realtà diversa da quella che siamo abituati a vedere e sicuramente prenderemo spunto per provare a prendere il volo. Noi ci proveremo e continuiamo a pensare partita dopo partita e nulla. Di quei seri, adesso c'è anche Foluncio, vi è mancato tanto. Sì, sicuramente Michael è sempre stato un giocatore importante per noi, e ci è mancato in questo mese e mezzo, però anche i ragazzi che hanno giocato comunque al suo posto si sono comportati bene e i risultati, diciamo, sono stata la dimostrazione, però ovviamente siamo contenti che sia tornato e sicuramente c'era una grande mano. Occasione col Benevento per spiccare il volo anche al San Nicola, ottava piazza a Bari, per numero di spettatori. Questo rush finale, il fattore casalingo deve essere per forza importante per raggiungere poi obiettivi importanti. Sì, l'abbiamo detto più volte che comunque giocare in uno stadio del genere ci dà sempre quella mano in più, che i tifosi sono una grande risorsa per noi e vedere comunque una piazza del genere in Serie B è raro e quindi dobbiamo trasformare il San Nicola nel nostro fortino. Voi come state dal punto di vista atletico, entrambi titolari nell'ultima di campionato? Io ho preso una botta con la Ternana, però sto bene e vediamo di arrivare tutti, diciamo, pronti a questa grande partita. Rispetto all'andata, che Benevento vi aspettate? Ma sicuramente un Benevento arrabbiato perché la classifica, diciamo, non è dalla loro parte, però sono una squadra molto forte che è costruita per stare in alto e quindi sicuramente troveremo un avversario molto tosto e dobbiamo farci trovare pronti. Giacomo, finale di stagione, c'è tutto ancora da scrivere. Quanto è bello intanto essere lì su, visto che parliamo ad alta quota? È bellissimo perché comunque siamo partiti con un obiettivo ben diverso, ci siamo trovati lì a 8 partite dalla fine, quindi giocheremo tutte le partite come finali sperando di arrivare in fondo e levarci delle soddisfazioni. Difesa che è stata comunque la forza di questa squadra nell'ultimo periodo. Sì, ultimamente abbiamo fatto qualche clean sheet, la difesa ha risposto bene, però penso che quest'anno è proprio la squadra, il gruppo che ha fatto il salto di qualità e la classifica penso sia dovuta da quello.